Un anno di amministrazione Leontini, integrazione e immigrazione ad Ispica, argomento quanto mai attuale. Il nostro direttore Piero Giunta ne ha parlato con l'assessore alle politiche per l'immigrazione e per l'integrazione sociale degli stranieri, Giuliana Schuller. Ascoltiamo. Allora, assessore Giuliana Schuller, la mia prima domanda mi sembra alquanto scontata. Cosa si è fatto e come ha lavorato in quest'anno di amministrazione il suo assessorato per quanto riguarda il problema dell'integrazione e immigrazione nella nostra città? Allora, è vero, la situazione dell'immigrazione è molto importante. Come già ci siamo sentiti tempo fa quando ho iniziato la mia attività dell'assessorato, dell'assessore, ho promesso che mi impegnerò e realizzerò dei progetti che riguardano in primis la alfabetizzazione, e questo progetto già ha iniziato dal 30 di settembre presso i locali della Protezione Civile, che riguarda 24 persone, delle signore che in passato non avevano la possibilità di frequentare perché già esisteva un corso presso Leonardo da Vinci che riguardava soltanto le persone che lavoravano. Dopo questo corso ho intenzione anche di realizzare un corso di formazione professionale, e non soltanto questo, integrazione è importante. Ora anche i bambini, fare un incontro culturale fra i bambini stranieri e i bambini italiani, perché così conoscendosi possono fare un scambio e accettare è importante. Noi viviamo una comunità culturale che ci aiuta e ci farà vivere meglio insieme. Ecco, le chiedo, assessore Schuller, dal suo osservatorio assessoriale di Palazzo Bruno, se oggi ad Ispica integrazione e immigrazione possono coesistere. Cosa mi dice? Sì, riguardo a questo argomento, noi ispicesi siamo le persone molto accoglienti. Da tempo abbiamo dimostrato che tramite le nostre azioni, specialmente ora tramite l'assessorato, insieme con l'assessore Denaro, che è l'assessore della cultura e dello spettacolo, abbiamo intenzione di organizzare al più presto, prima di Natale, delle serate multietniche, così facendo vedere che queste persone non sono straniere, sono persone che appartengono alla nostra città e che partecipano e contribuiscono alla vita nostra quotidiana e quella culturale. Ringrazio l'assessore Giuliana Schuller, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.